Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo sempre alla Mesia Terme in compagnia di Simona Bagnato, che è tesoriere della nascente Arcigay Lamesia, che proprio oggi prende, diciamo, possesso della sede, quindi inaugura nella sede di Potere al Popolo, e che poi sarà anche moderatrice di un altro importante evento sempre oggi, che è la presentazione del libro di Giuseppe Taddeo, Omosessualità in Iran. Quindi una tematica davvero molto dura, molto scomoda, che però trova rifugio in una sede proprio nuova e in un'associazione nazionale che la vede protagonista. Io ti ringrazio, Simona, di aver accettato l'intervista, e ti chiedo come ti senti, diciamo, in questa carica che ti investe, ma soprattutto iniziare questa avventura, questo percorso che vede Lamezia come sede dell'arcobaleno, direi io. Lamezia che si tinge di arcobaleno è una cosa bellissima. Il 23 giugno infatti abbiamo siglato la storia, l'Arcigay come associazione presente sul nostro territorio, necessario perché a Lamezia mancava un'associazione del genere a difesa e a sostegno di tutti i diritti civili del mondo rainbow. E oggi mi trovo qui emozionata particolarmente, non tanto per la veste di tesoriere, anche perché con Giovanni e Marco mi legano anche dei bellissimi rapporti di amicizia, ma soprattutto con i ragazzi, con i nostri ragazzi e con tutto il mondo rainbow che è presente qui alla Mezia Terme. E in più c'è anche la presentazione di un libro interessantissimo, Omosessualità in Iran, da leggere sicuramente, che ho letto tutto d'un fiato e che invito anche i presenti ad acquistarlo, disponibile su Amazon. Quindi è una bella giornata, una giornata di festa. Oggi è proprio una giornata di festa per me e per tutti noi. Ti voglio fare una domanda, diciamo, un po' scontata da certi punti di vista. Perché una persona decide di avvicinarsi ad Arcigay? Perché dovrebbe decidere di avvicinarsi ad Arcigay? Cioè, Arcigay non accomuna soltanto le persone gay, è un po' come i Pride, che sono frequentati non soltanto da persone LGBT ma anche dalle famiglie. Perché una persona dovrebbe scegliere di venirvi a trovare nel nuovo circolo? Nel nuovo circolo una persona, al di là dell'orientamento sessuale, affettivo, che noi non guardiamo perché noi siamo forse una delle associazioni meno discriminanti di tutto il mondo, è necessario perché innanzitutto vede e tocca con mano quello che è la realtà, quello che è l'evoluzione dei tempi in una società comunque ormai fluida, in una società che ha necessità di un nuovo modello sociale, non più solo patriarcale, ma anche un altro modello, magari che si possa affiancare a sostegno e difesa delle donne, ma anche aprire la propria mente verso quelli che sono gli altri orizzonti e trovare qui un punto di conoscenza, di accoglienza, sempre con il sorriso. Una casa, la casa di tutti, non è la casa soltanto di chi appartiene al mondo rainbow, ma anzi è la casa di tutti i lamettini, di tutti coloro che vogliono venire a salutarci e a darci una mano nelle nostre attività. Perché alla fine penso che le battaglie dei diritti civili non abbiano né orientamento sessuale né addirittura colore politico né altro, si lotta per essere se stessi, per essere liberi, per non avere intromissione dello Stato in quella che è la propria affettività e la propria sessualità. Quindi io penso che chi appartiene tra virgolette al mondo eterosessuale forse dovrebbe essere il primo ad entrare dentro Arcigay e a rendersi conto di questo bellissimo mondo colorato, così vanno a cadere tutti i pregiudizi e i preconcetti che magari si sono costituiti all'interno della società, anche con una informazione sbagliata alla fine.